Tutti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper. Oggi continuiamo la nostra avventura con House Flipper per la serie Case da pazzi. E oggi che è una giornata particolare, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ho deciso di portare per la seconda volta il gameplay Pink House, la casa rosa. E tengo a precisare che questo canale è stato creato per dare leggerezza, e tengo però a dire che con la live di oggi il mio intento non è quello di sminuire il problema, ma in qualche modo in maniera un po' più informale possa portare anche un po' di svago. Grazie ancora a tutti. Hi everyone, welcome to our rendezvous with House Flipper. Today I will do for the second time the challenge of Pink House. Today it's the 25th November and is the International Day Against Violence on Women, and I will try to do a different thing with this game. This channel is born for making soft content and letting you feeling relaxed, so I will try to do this challenge with the Pink House with my utmost respect, and I want to say I am against violence on the women. Okay, and now let's go. Hello, je disais. Bienvenue dans notre rendez-vous avec House Flipper. Aujourd'hui, je vais faire une direct. Je vais produire une vidéo spéciale parce que aujourd'hui, c'est le 25 de novembre. C'est la journée mondiale contre la violence sur les femmes. Et aujourd'hui, je vais utiliser la peinture rose où je vais mettre des objets roses pour faire comprendre que je suis contre la violence sur les femmes. Je sais que ce genre de choses là sont très délicates, mais je voudrais essayer de faire de rappeler ces journées là et bien en façon un peu plus légère. J'espère que vous allez bien aimer cette direct spéciale. Et aujourd'hui je vais essayer de faire des travaux, des travaux en utilisant la couleur rose. Je sais que c'est pas une autre chose, rose et rouge. Donc j'espère que vous allez bien me comprendre, et voilà, merci encore. Ok, allora, senza voler
decisa, hanno scelto la casa rosa. Perfetto, allora come ogni volta, e ogni volta ci troviamo qui su House Flipper, vi ricordo sempre di controllare sempre il giardino. E penso proprio che oggi, in onore di tutte le donne, in particolare di una persona che mi sta particolarmente a cuore, anche se non guarderà mai questo video, e allora in questo giorno particolare le dedicherò qualcosa di speciale. Un bel giardino magari pieno di rose. Allora, qua mi dice che c'è. Ah no, l'albero per il momento lo lasciamo. I will keep the tree. I will not cut the tree. Ecco qua. Ovviamente, quando iniziate la carriera, è bene rimuovere queste piantine manualmente, perché ovviamente falciando il tutto col tagliaerba o tosaerba perderete, o meglio non guadagnerete, i punti di manualità e punti carriera dal punto di vista del giardinaggio, quindi sbloccherete poi in maniera piuttosto ritardata, diciamo così, le varie abilità. So as I always say, I recommend to check the garden first, and if you can remove by hands those so much plants. Federiken, carissimo, buon pomeriggio e ben ritornato. Oggi qua ci tocca fare un bel po' di lavori. Oggi utilizzeremo i colori rosso e rosa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Bene Federico, tu come stai? È sempre un piacere averti in live. Mi onora tantissimo del piacere di averti mentre mi fai compagnia durante le live. Oggi, come puoi vedere, abbiamo cambiato un po' il genere. Ieri ci siamo dedicati un po' a costruire, un po', abbiamo costruito soltanto su Ranch, e oggi qua invece su House Flipper, non so se lo conosci questo gioco, andremo a restaurare le case, quindi tutto ciò che è rotto cercheremo di acquistare delle case un po' malconce, e poi cercheremo di riparandole, ristrutturandole a qualcuno, restaurandola, di poter riuscire a guadagnare un extra. L'ho fatto un po' in maniera un po' più leggera il trattare, per quanto riguarda il trattare questa giornata un po' particolare, perché sono argomenti molto delicati, per cui ho preferito soltanto, diciamo così, fare qualcosa di visivo, anche se chi conosce la simbologia, come nel titolo per esempio, c'è una scarpa rossa, e la scarpa rossa
da qualche tempo, diciamo così, è diventato il simbolo di questo giorno così particolare. E allora iniziamo col tagliaerba. Vediamo, quello là ha spinto. Cominciamo. Ok Federico, poi dopo. Vedo un attimo. Se vuoi puoi dare qualche suggerimento anche durante per qualche su qualche gioco tipo House Flipper, Eurotruck, questi giochi qua, e magari vuoi dare un consiglio, puoi utilizzare anche la chat, quella lì pubblica del server, così insomma, perché utilizzo molto poco la chat personale. Infatti siccome in passato hanno spammato, poi pure per mancanza di tempo non è che mi vada ad aprire, diciamo così, messaggi personali, per cui qualsiasi cosa puoi scrivere anche direttamente nel server principale. A proposito, Federico, com'è il volume qua? Io siccome non riesco a monitorare, anzi, il suono fra il microfono e quello del gioco. Se mi dici gentilmente se il volume del microfono è più alto rispetto a quello dell'audio del gioco, sì, almeno perfetto, grazie. Almeno così non mi devo. Non devo arrivare alla fine della live mi sono sgolato, anche se il mio tono di voce bassino. Ok, perfetto, l'importante è che diciamo si comprende bene l'audio. Io purtroppo qua qualche giorno fa ho formattato il computer, ho perso i parametri che c'avevo prima, quindi era soltanto per sapere se avevo livellato bene il volume. Ottimo. Allora, House Flipper oggi ha rilasciato un aggiornamento e vedremo anche di cosa si tratta. L'ultima volta che House Flipper ha rilasciato un aggiornamento riguardavano parte degli arredi, quindi la mobilia, le sedie, queste cose qua, e poi anche porte un po' particolari, molto probabilmente è stato anticipato il rilascio dell'aggiornamento della DLC Luxury, ovvero la DLC nella quale sono presenti le strutture, diciamo così, le case di lusso, quindi parliamo di quelle mega ville che ho intravisto qualche tempo fa su Steam durante la presentazione degli sviluppatori di House Flipper. E oggi vedremo se con il nuovo aggiornamento hanno rilasciato qualche cosa, diciamo così, se hanno rilasciato un aggiornamento per quanto riguarda degli accessori, oppure se invece riguarda altre cose. Allora,
Sì, ma devi fare tutto, ok. Grande selvatica. Alla destra stirpare a mano quelle piantine là. Ah, mi sono scordato di fare qua. Non vengo male sto lavoro. No, c'è andato. Ok. Ok, scusate un attimo. Allora, qua io questi li sostituirei con dei... con degli spugni di rosa. Eccoci qua. Allora, perfetto, la webcam funziona. Allora, ritorniamo un po'. Quindi cespuglio qua, piante. Allora prendiamo anche dei tulipani, ovviamente rose. Eccolo qua il cespuglio. Allora, uno stava più o meno qui. Uno qui. Mi sembrano più o meno... beh, diciamo un po' sfalsati. E qui mettiamo un bel cespuglio di rose rosa. Un altro bel cespuglietto qua.
Sostituiamo un po' di queste piante qua, lo mettiamo rosa. Le rose, rosa. Queste sono queste piante qua. Ah, questo è erbace. Questo è erbace. Vediamo se riesco a mettere. No, troppo grande. Vediamo qualche altra cosa. Tulipani, vediamo un po'. No, mettiamo il girasole. Eccolo qua. Metti, non ci va. E vabbè, allora vuol dire che lo mettiamo da qualche altra parte. Un girasole quasi quasi lo metterei all'ingresso, no, ma sì, oh, si stanno orientando, questo qui è piccolino. Oppala. Bella sta casetta. Allora, qui già c'è un rosa, vediamo un altro rosa o rosso. Ma allora, rosso tango. Di qua, allora, pareti rosso. Rosso così scargente non mi piace. Vediamo un po' com'è. Interessante. Iniziamo a mettere un po' di cosucce qui all'esterno e quindi ci sarà bisogno dell'aiuto vostro che siete in chat per aiutarmi a fare un po' di scelte. Quella fanbus, carissimo. Buon pomeriggio, carissimo. Ben ritrovato. In questo momento ci dovrebbe essere anche l'amico Federic Ten. Ottin. Sto pensando quasi quasi di farla. Due colori, questo. Ho visto Fenbus, mi è andata alla grandissima. E meno male che hai detto che nessuno, che non c'era affluenza. Si è andata proprio alla grandissima. Non ne avevo dubbi che sarebbe andata così. Grande Fernbus, bus 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 bus, Fernbus, Fernbus, quando guidi l'autobus,
alla fascia 80 visualizzazioni. Esce la miseria. È un risultato grandioso, Fairbus. Alla fascia del bicarbonato di sodio. E poi ci vuole. Fatto un grandissimo risultato. Ok, allora io direi di prendere eccolo qua, fare proprio una struttura bicolore, visto che ci troviamo una rinfrescatina anche super, va dato, ottimo. Mi raccomando, andate a seguire il canale dell'amico Fenbus e pure di Frederic Tin. Ottimo Fenbus, lo stream è sempre alle 19, giusto? Che poi così vengo a divertirmi un poco prima di andare a cena. E poi ieri sera, visto, quando ho finito di cenare, poi sono venuto a divertirmi un pochettino da te. E oramai la maggior parte della programmazione l'ho anticipata proprio per avere più tempo e per non accavallare le mie live a quella di due amici streamer, per cui posso dedicarvi qualche minuto in più la sera, insomma, visto che comunque anticipando un pochettino le mie live ho più tempo per passare insieme a voi. Allora, questa bicolore mi piace. Che dici Fairbus, lo lasciamo alla casa bicolore? Perché io all'inizio volevo fare qualcosa di rosa, però oggi, siccome è una giornata particolare, 25 novembre, allora, per dare un, diciamo così, un piccolo segno di supporto a coloro che vivono questa giornata particolare, c'erano i colori rosa, che rappresenta il colore delle, diciamo, quello particolarmente delicato, e poi il rosso, che rappresenta qualcosa di un po' più, diciamo, meno buono. E chissà la giornata oggi, che giorno è, sangue, cosa, diciamo così, si commemora, diciamo così. E quindi, non essendo un canale, essendo questo qui un canale di svago, allora ho pensato di lasciare dei piccoli segni e simboli a supporto, e seppur in maniera virtuale e diciamo così digitale, a sostenere coloro che si trovano a vivere una situazione un po' difficile. Detto questo, continuiamo con lo Schwagen. Volkswagen. E qua, se io sta casa tempo fa l'ho fatta, ma questa c'è un bel po' di cosucce interessante. Questa mi sa che qua basterebbe fare solo di ora all'esterno, poi vediamo eventualmente se c'è qualcosa da aggiornare, le mise a jour, come dicono i francesi. Fairbus, vuoi mandare un po' lo spot pubblicitario del tuo canale qua, i Sound Alert? Grazie. Almeno così. Poi lo devo farne ancora altri, Fairbus.
Sto però siccome non sono particolarmente ispirato. 3000, sì. L'importante è tu fare una cosa. Venus quando vivi la giustici fatti sconfisciare divate come sai fare perché tu sei Venus. Welcome Tango 4, November 4 Yankee. Welcome to the stream. Benvenuto Tani Tanei. Il mio consiglio Fernbus è quando inizi una mappa, cerca di vedere qual è il prodotto che ti pagano di più. Individui prima e poi dopo inizi a venderli. Quindi per esempio io quando inizio una mappa questo faccio Caffè la patacca e il prima caffè cosa. che spacca. Grande Ferrus. E dicevo che l'importante è che ti studi prima le offerte della mappa e poi dopo inizi a vendere. Quando vedi che magari ti servono le monetine, allora li vai a vendere così recuperi. Ah, no, devo fare il rosa adesso. Allora, rosa pastello. Allora, chat, vediamo un po'. Che mo qua sono indeciso. Allora, pareti, pitture, rosa. Allora, chat. Mettiamo, dipingiamo la seconda parte del piano rosa pastello. Quindi questo. Poi rosa indiano è troppo simile al rosso, quindi rosa pastello. Rosa pallida, questo qui. Oppure rosa e le rifaccio vedere di nuovo. Let help me to choose the finest and the best painter. This rose here. The first. The second, or the third one, chat a voi. Anzi, facciamo così, creiamo un sondaggio. Sondaggio. Rosa pastello, nebbia rosa, nebbia rosa e rosa. Ok, chat a voi l'onere. Nel frattempo inizio. Ah, qua c'è molto più spazio.
Guardate che una bella piscina qua a fianco. Spina di pesce, no. Lastricata e pietra blocca. Rosso scuro, rosso, rosso scuro. Vai con il rosso scuro. Allora, questa la mettiamo qua. E questo qua con la pala riesce a scavare. E dove è sparita la piscina? Basta qua. Questa addirittura con le mani. Allora, lastricato rosso non c'è male. Vediamo lastricato rosso con lastricato. Lastricato cemento. Tipo questo. Piace più il bash, sì. Allora, lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Uela, carissimo. Ciao Maurizio, grazie per essere passato. Viola, Violetta. Allora, vediamo un attimo il voto. È finito il voto? Ok, allora facciamo così. Allora, rosa, boh, rosa, 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 rosa. Nebbia rosa, rosa pastello, dai. Facciamo la rosa pastello. Anche se mi sembra lo stesso rosa. Beh sì. Qui. Ok. Però sto pensando che qua vorrei farlo di un altro colore. Questo colore è lo stesso. Quindi è rosa pastello. Ciao Maurizio, grazie per essere passato. Il Lives, buona giornata, buon trabaccos. Pareti. Rosa. Rosa indiano. Rosa indiano. Mettiamo sto rosa indiano. Qua mi sembrano tutti quanti uguali sti colori. Anche leggermente più scuro. Oh, è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra storia.
è un po' più, diciamo che è una sfumatura del rosso, perché alla fine del colore base che ho utilizzato, questo mi sembra un po' più scuro. So this kind of rose, I can see that it is just a lighten red. So the previous one was red, but this one, it looks like red. Non male. Insomma. O forse questa parte è alta. Potrei fare altro. Sto pensando che utilizzo quasi utilizzo la pietra naturale. Allora, facciamo così. Mamma mia, questo quando scende fa venire i brividi. È uno spericolato. Spericolatezza. Qui. Non va. Questo ci vuole, questo ci vuole. Spericolatezza. Ah, ecco, ora puoi dipingere le pareti, perfetto. Chiudi, ottimo, grazie. Thank you so much. So, this rose is a darker red than the previous painter. Allora, qua. Interessante, perché sta cambiando faccia. Allora direi però le parti più alte, tipo questa, la farei però mi sono bloccato. Subito. Oh, sto sbucando il sugo, che bello. Voilà, scendi e andiamo a dipingere. Il secchio lo posso portare con me, sì. Secchio, zuzzo, no, non me lo fa appoggiare, perché? No, dai, non mi fa fare, ogni tanto qua devo salire. Ah, questo è un bug che, secondo me, gli sviluppatori potrebbero provvedere a riparare, cioè ad eliminare, perché appoggiare un barattolo di vernice o in generale di pittura, quello che è abbastanza piano, si potrebbe anche fare. Eh sì. Gli metterei una bella come relax neon. Allora, good vibes.
buone sensazioni. Sì, mi sono scordato di vincere qua. Mi sa che ho dividendo qua sotto. Speriamo di no. Allora mi sembra di aver dipinto tutte. No, tranne questa. Ok, quindi è rimasta facciata. Questa e questa qua. Vediamo un po'. Ovviamente qua sopra. Vediamo un po' pietra. Laminato. Mattone stella. Vediamo un po' cosa troviamo. Pannelli da parete, questi non mi piacciono. Mattone chiaro. Rosa, rosso, rosa. Forse ci vorrebbe qualcosa di un po' più chiaro, mi sa. Allora, vediamo un po' con questo come va. Tendo per eventualmente, sappiamo che è rosa e quindi andiamo a ripristinare. Oh, una sfumatura. Forse sì, meglio questo per richiamare. Mannaggia miseria, sono caduto. E allora quasi quasi. Ecco qua. Quindi mo devo salire là. Scendi. Questo scende fluttuando. Ecco qua. Non male. Non è proprio un lavoro da professionista, però. Allora, questo penso che per il momento non mi serve. Non male, ma insomma, vediamo. Allora, qua abbiamo finito per il momento qua. Quasi quasi fare una bella siepe di rose, rose rosa, rosa, rose. Eccole qua. Una bella.
la prima bella schiera di rose rosa. Ecco quasi quasi metterei girasole, non l'ho mai messi. Mettiamo girasole. Ma no, mettiamo le rose rosse. Rose rosse per te. Ho comprato stasera e il mio cuore non sa cosa voglio di te. Senza volerla stanno pure allineate e coperte. Allora, qua dietro quasi quasi mettere una bella fontanella, visto che l'angolo è... no, mettiamo una bella panchina. Aspetta, panchina. Scuro, chiaro. Ciliegio. Ecco qua. Poi vendo a me, lo sposto qui, perfetto. Scuro, perfetto. Facciamo qua. Panchina, tavolo. Questo qua. Le stesse più o meno le vorrei mandare a una persona. E allora non mi piace erboso, erboso. Herbos, shock because herbos. Le ho messe senza volerlo allineare a coperte. Allora, qua io direi di mettere una siepe. Per la privacy. Allora, siepe ampia e frondosa alta. Allora, mi pare l'ultima volta questa qua ho messa, sì. Creiamo una piccola barriera. Ah, di qua quando volevo mettere una fontanella, una fontana. Questo me lo sposto fin qua, perché la fontanella la vedo bene in quel punto là. Perfetto, le ho tolte. E noi le riprendiamo un'altra volta. Eccole qua, anzi ne prendo due, no, due, beh, oppla, qua mettiamo una bella fontanella, metti fontanella, mettila di qua, mettila di là, allora, non questa bassa, questa non alta. Fontana Paris per Paris. Cioccolato no. Rosso scuro. No. Bianco. Rouge. Bianco mi piace di più. Sabbia. Sabbia. Sabbia.
fa l'abbeveratoio per gli uccelli. Dove sta? Qua. Decorazioni, mi pare. Ah, a proposito, decorazioni. Devo mettere... Sì. Oh, il pozzetto qua. Pozzo dei desideri. Pozzo per fiori. Non l'ho mai messo, sto pozzo per fiori. Allora, vediamo un po'. Che sì, ma si può piantare qualcosa là. Tulipane, vediamo un po'. Tulipane Darwin rosso, rosso. Eccolo qua. Sono belli grossi. No, però quasi quasi li pianto qua. Lavanda, la lavanda. Lavanda, eccola qua. Quanto mi piace la lavanda. Oh, che idea ci mi è venuta. C'è spugli di lavanda qua. Allora, arrivato a sto punto, liberiamo. Spostiamo un po' più indietro, questo ovviamente non si può fare. Quando si piantano, e qua gli metterei quasi quasi una bella sfilza di girasoli. Ah, ma questo è random, ma ecco, l'ho capito. Si alternano una piccola e una grande. Allora lo stagno di qua. Ah, lo stagno, giusto. Dove lo metto lo stagno? Allora, vediamo un po'. Lo metterei qua, vediamo un po'. E dovrebbe stare qua, andiamo qua, eccolo qua. Questi sono quelli decorativi con i pesciolini all'interno, mentre invece gli altri sono praticamente solo, vengono solo riempiti con l'acqua. So you have to check in the decorations and you will find the one that allows you to see the small fishes. So you have to choose this one of those two. Allora, questo qua è sempre piaciuto. Dov'è? Dov'è finito? Ah, sta qua. Voilà. I punti shield. Sculture. Oh, c'è un fenicottero rosa. E prendiamo il fenicottero rosso. Si va non può liberare. Tutto rosso. Full. I'll try to use the pink color. Peccato però sti
Sti cosi qua non si possono. Decorazione acquatica. Ok. Stagno, questo è solo. Ah, un'altra. Questa mi pare. Ma questa un'altra la metto qua. Dove la metto? Dove la metto? Non si sa. Non c'è posto, non c'è posto. Forse sì. No, qua non mi piace nell'angolo. Beh, giustamente. È fatta ad angolo e noi la mettiamo in un angolino. Allora, mo mi devo ricordare dove sta. Strutture. No. No, quasi quasi. Casa per gli attrezzi. Un po' che altro ci porta. Oh, eccolo qua, sta. Vai, è una vita che lo cercavo. Niente di meno, tu qua stai. Ecco qua, voilà. Mamma mia, questo non l'ho neanche più rimesso nella mia, dove c'ho l'ufficetto là. Allora, qua ci vuole percolato. Vediamo se c'è qualche altra cosa che si può mettere. Scala per giardino. Il percolato. Ah, eccole qua. Ma queste hanno aggiunto un sacco di cose qua, questa non c'era. I don't know, but in the latest update of the game they put something like this one. A lot of new things I saw. E allora questa quasi quasi bella. Bianco, no? Marino. Sì. Allora, questi, beh, questi si mettono qua sotto. C'è anche un po' di privacy. Ponti, punti, punte d'oro. Questo quando è grosso, quando è lungo, questo è stretto. Questo vediamo un po' se riusciamo a metterlo a cavallo sullo stagno. No, però come? No, non ne vedo l'utilità, peccato. Scale, giardino, però questo non ho capito. Mettiamo il forno pizza, pizza, forno per pizza, eccolo qua. Allora, il forno per pizza però lo andiamo a mettere da quest'altra parte. Forno a legno, ok, ma questo non ci serve qua. Illuminazione, beh, questo come minimo ci vuole. Qui che ha fatto? Accesa la luce. Allora non la. Un altro lo mettiamo
un altro qua, uno coppa porta e la tengo un po' porto qua. Ok, qui è stato messo. Bella questa ciuffetti di lavanda, quasi quasi metto pure qua avanti la lavanda. I like so much the lavanda. C'è beaucoup la lavanda. Lavanda. Eccola qua. Specialmente la lavanda toscana, ragazzi. Che vuoi di caffè? Allora qua, forse. Il cuore non c'è qua, non ci sta nessuno cosa con il cuore qua, vediamo un po'. Tappeto. Mettiamo un bel tappeto con il cuore qua fuori. Mi sembra ancora un po' vuoto però così. Mi sembra vuoto però. Illuminazioni. Lampada solare a pannello. Solare. Ah, questi qua. Lampada solare asiatica. A tulipano. Rosa. Le rose. Decorazione rosso. Metallo verde e ci può stare. E le inseriamo uno qua. E accendi la luce, uno qua, e accendi la luce, li mettiamo qua in modo da non dar fastidio, un altro lo mettiamo qua. Allora questo qua è vuoto, lo metto qua e un altro qua. Lavanda, lavanda, lavanda. Lavanda. Metto un po' di lavanda pure qua, così. Profuma pure un pochettino. Qua. Ecco qua, vediamo un po'. C'era qualcosa rampicante. Eccole qua, rampicante fitto, e questa l'avevo messa dietro qua, nella vecchia casetta che avevo fatto. Questo volendo si potrebbe mettere anche qua. Mi stavo dimenticando l'angolo relax Sarus. Ecco qua, abbiamo tutto Sarus qua. Quasi quasi mettere Sarus qua dietro. Sarus. Ecco qua.
Secondo colore, piccoli fiori. Ah, sono i cuscini questi. Sì. Poi legno, pino. Non c'è chiaro. Mi piace più il pino. Queste le lasciamo così. E ora resta Vediamo se c'è qualche altra cosa. Marrone. No. Sì, fiori. Questo vorrei metterlo, diciamo così, lo mettiamo qua al divanetto, ecco qua, Sarus, guarda che c'aveva anche il tavolino, eccolo qua, allora era pieno, sì, ma è enorme sto tavolo. Ma faccia la miseria. Allora faccia del bicarbonato di sodio. Sodium. Andiamo a caffè. Tavolino da caffè. Eccoli qua. Ci vuole qualcosa. Eccolo qua. Questo qua. Pino mi sembra. Forma americano, cedro. Sapele. Di che colore è quello? Quello è pino. Il faggio più come colore si avvicina. Insomma. Giallino. Qua metterei. Cosa si può mettere? Uno, questa mi sa che è enorme. Vediamo un po'. Sì, è enorme. Però si può mettere qua fuori, si può mettere. Meredi. Ah, Meredi. Ecco qua. Allora, modulo. Destro Meredi, modulo sinistro, sì, si potrebbe fare una cosa bellina, del tipo, dobbiamo stare vicino vicino, ecco qua. Mettiamo angolo sinistro, sinistro. Ah no, questo ci vuole. No, quello ci vuole. Dove sta Meredi? Questo ci vuole. Meredi sinistro, modulo sinistro, eccolo qua. Così almeno stiamo in compagnia. Poi qua mettiamo ancora il tavolino Meredi, eccolo qua. Caffè grigio, lascio così. Usa. Ah, mi sono seduto, ecco.
Allora, vediamo un attimo qua che cosa ci possiamo mettere ancora. Riposo. Ah. La casetta per il cane, la cuccia, ah, la mangiatoia, eccola. Questa però mi sa che la devo mettere di qua. Qua c'è l'acqua, c'hanno pure il cibo. Allora, cuccia, cuccia per Rex. Ah, questo è il pollaio, giustamente. Rex. E Rex ci entra qua dentro. Mamma mia, questa è piccolina. Io direi di prendere questa qua. Ok, questa la mettiamo. Ok, vediamo un po' dentro cosa ci aspetta, ovviamente. Dobbiamo iniziare a pulire qua. Oh, mamma mia. Questa finestra sta proprio rovinata. Allora, io qua cambierei il colore. Mettere qualcosa di un po' più soft. Essendo il garage qua, faccio qualcosa di standard. Allora, io mi pare che ho utilizzato un rosa molto chiaro. Allora, vediamo un po' qual era. Nebbia rosa, molto ma molto più chiaro. Oh, eh? Si sta illuminando sta stanza. This kind, this pink paint is lighting the room. It looks like lighter, but this is only the difference that the light bump on the colors and reflect, because it is lighter than the previous color. Et voilà, en changeant la couleur de la peinture, cet endroit-là, il commence à être un peu plus lumineux par rapport à avant, la couleur qui était un peu plus n'était pas si clair, et donc il faisait ressembler le mur pas beaucoup clair. Et me suis scordato comme si ci mangesse scuro. Poi me la devo andare a rivedere. Qui alla fine diamo una, daremo, cercheremo di vedere dove poter tinteggiare la casa, anche perché questa casa
si trova in ottimo stato di conservazione rispetto alle altre. E devo essere sincero, sono stato molto fortunato ad averlo acquistato in un prezzo decente. Questo bicolore è un po' troppo, non lo so. Intanto laviamo la finestra qua. Allora, vediamo un attimo come viene, perché questa mi sa che è della stessa tonalità di colore. No, è leggermente più chiaro. Uno. Optimus. Allora, quasi quasi. È bella bicolore, però preferisco qualcosa di un po' più classico. The bicolor is quite pretty, but I prefer the a monocolor. Le bicolor est très joli, mais je préfère le monoculaire. Couleur. In fact, aspettat il color. Si mi mia fille, si mi sette tenu, je bambouille. Oh, ma ha cambiato faccia questa stanza. Devo un po' andare a ritoccare. Io per esempio qua è buio. Mi metto due faretti alogeno. Due lampade alogeno. Questa è qua. Una qua. E una qua. Già cambiato faccia, mettiamo uno qua. Allora, mo mi finisco un attimo di pulire le finestre e poi continuiamo. A dipingere il piano di sotto qua, perché. Ecco. Questa ancora tracce della vecchia vernice. Male. Allora come scatina quasi quasi la lavora sopra qua, ok. Così cambia. Tutto rosa. Invece di dipingere le pareti di bianco abbiamo trovato una bella. Bel tipo di rosa, rosa nebbia, bello. Diciamo che sembra rosa, ma non è rosa. Sembra. Sembra uno scioglilingua, ma in realtà. Così. Molto più soft. Allora, devo premettere che è la prima volta che porto questo, o sto affrontando questa situazione qui, o meglio, mi spiego meglio. È la prima volta che da quando gioco ad House Flipper, poi sono
arrivata ad acquistare questa casa, quindi diciamo così che essendo la casa in buono stato, allora questo quasi quasi lo tolgo, pure questo che okay. Allora ora che mi sto ricordando, oh, se anche guarda qua, abbiamo passato soltanto un po' di vernice di pittura, anzi pardon, e sembra tutto più luminoso. Abbiamo aggiunto anche due o tre punti di illuminazione. Allora, là vorrei cambiare le piastrelle. Vorrei mettere piastrella, quindi dobbiamo andare qua, pareti, piastrelle da parete, c'erano quelle lì, eccole qua, piastrelle viola, quelle lì mi piacciono di più perché sono a po', I love, I prefer this because they are not matte, there are a couple of things inside, so they are not flat. J'ai choisi cela parce que ils ont, et voilà, ils sont en poids, donc ils ne sont non pas des figures. Qu'est-ce que je mettais sur le cas? Uno stava qua e un altro stava qua. Toh. Non male. Beh. Allora, qua. Ah, devo andare a vendere. Pare che l'ho venduta già. Vediamo un attimo. Oh, andando qua. Ha cambiato faccia. Pallino. Allora, boh. il bagno direte non toccarlo, don't touch the water, the bathroom. Allora mo è qua, qua dobbiamo prima pulire i vetri qua. Ok, occupiamoci prima dei vetri. Boh, non male. Ok, mo qua va a dipingere là sopra. Sta sulle scale, per almeno a muro qua, vediamo se allora vediamo un po', perché è un peccato, non c'è una luce, non c'è un punto di luce là sotto a soffitta, è un po' complicato arrivarci giustamente, e allora usiamo qualcosa del genere. Lampade da parete, ecco qua. Allora, quelle sono quadrate. Ok. Lampada da parete, rotazione. No, guarda sto punto, più questa. Allora, questo si potrebbe mettere qua. Accendiamo la luce. Ah, che ho fatto? Perché l'hai spinto?
perché fa così? Vabbè, nel frattempo noi continuiamo a dipingere qua. Ci va l'imbalcatura là, oh mamma mia, e ora sì che vedremo delle belle. Questo muro è troppo alto, vediamo un po' imbalcatura, ma questa la fa mettere qua? No, bel problema. Qui non mi fai salire sul bordino qui. Come si fa a salire lassù? Aia, per un pelo non ce la fa. Uscia miseria. Se mi metto qua. Oh, zitto, zitto. Forse ho trovato la soluzione. Vediamo, vediamo. Sulla ringhiera. Sì. A posto. Ah, ragazzi. Credevo di non riuscire a farlo. Andiamo qui. So I found a solution for painting the wall right there. I was suspected. I didn't I wasn't not able to use stairs or other things like that because I was on a stairs yet. I didn't wasn't able to place nothing. Alors j'ai tenté de faire, j'ai fait un peu de jeu de prestige pour terminer d'utiliser la peinture sur le mur qui était là et terminer et faire mon travail autour de la fenêtre. Rosa. E senza volerlo qua. Qua. Sa che la secchia non l'avevo già finita, non vorrei sbagliare. Ah, no, c'è ancora. Allora direi di acquistare un altro barattolo qua, con i secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi. Questa è la canzone di Riccardo Cocciante che si chiama Margherita. Eccola qua, Ashkelet. Once Ushkalet. Beh, che devi pulire qua? Ecco, ecco qui. Vieni qui. Vieni. Vieni qui, vieni qui. Vieni qui. Passami il bidone della vernice.
dice: vieni qui. Oh, è finito. Sì. Usi il vernice. Che sta furnished? È furnished. Anzi, è furnished. Ho notato che c'è ancora qualche porta da sostituire, però. Per quello che ho pagato. In questa casa qua. Quasi quasi poi metterei. Se potessi metterei un lettino a scomparsa. Allora, se non ricordo male, c'è un letto a scomparsa in questo gioco. Potrei provare a metterlo là. Allora, tu vai qua. È una stanzetta, effettivamente un po' piccolina. Allora, no, letto. letto, eccolo qua, richiudibile. Li facciamo così. Allora, quadretti, rosa, e beh, normale, poi lenzuolo, rosa, materasso. Ah, queste, no, questa è la, ah, il legno. Allora, vediamo un po', sapele. Grigio, umme, arba, come dice il mitico Fergus, amareno, sapele, no, bianco deve essere, qualcosa di chiaro, massimo grigio, perché legno bianco, ecco qua, perché abbiamo anche la mobilia che di questo colore bianco. Fronte, cuscini, colore. Non mi piace il rosso. Ok, vediamo un po' se riusciamo a metterlo qua dietro. C'è poco spazio qua. Ci sta poco spazio. No, vabbè, troppo stretto. Oh, mi sono scordato di rifilare qua. Mi sono scordato male. Ok, ecco qua, niente, non si può fare. E ho ripastiglio qui. Oui. The filler. Thanks for being with us. Ah, lascio questo. Allora, questo è carino perché è bicolore, ma mio quasi quasi però. Quest'altra stanza, ma. Stanza da letto, vedi, perché non ho capito, questi dove vanno a dormire. Ah, è una sola stanza là. Ma quasi quasi lasciare tutto così, perché tutto sommato è qua. Fatto bene. Oh, effettivamente questa sta cosa qua effettivamente non c'era malaccio. Allora, qua è fatto, mo vorrei farla di un altro colore. Ah, ma questa è la camera matrimoniale, ok. Allora, vediamo un po', un rosa.
Carta da parata. Giusto, ci ho pensato. Rosa pastello, questo mi piace di più. Sì, perché è troppo scuro poi. Allora, io penso che questo qui riscalda di più l'ambiente, l'altro è un po' troppo freddo. È un rosa. Troppo freddo. So I will use this wallpaper. This one, because the previous one was too light. I didn't and I don't like the excess of light colors, and at the same time this color here will reflect in a better way the lights. And we will have a softer light. At contrary and with the other one. Et là je disais que j'ai choisi d'utiliser ces modules là de carte à mur parce que celui-là celle-ci donne une impression que la chambre soit beaucoup plus lumineuse, mais sans les excès. Oui, stavo scordando di farla, sapevo, scordavo. I was forgetting. I always forget or often I forget to work under the windows. Allora, cambare. Ah, vediamo un attimo la luce qua. Non mi piace. Mettiamo lampade alogene piccole. Allora, eccole qua, mini. Allora, ne mettiamo una qua. Vediamo come illumina. Non male. Poi ne mettiamo un'altra. E un'altra. Qui. Beh, diciamo che poi un bel quadro mettiamo. Et c'est très dur. Oh les bébés. Touch. Alberi rosa. Effettivamente è un po' vuota sta stanza qua. Vediamo cos'altro ci offre. Illuminazione. Ah, sì. Lampade da terra, giusto. Il candelabro.
queste decorazioni vuole su? All'interno, nella coppetta non si nota nemmeno. Allora vediamo questo. Ne prendo un'altra più bassa. Luce nel tunnel. Luce nel... Eccole qua. Candelabro basso. Abbiamo detto rosa. Decorazione così. Dettagli normo verso rosso. No. Oddio, pigliamo il rosso. Dai, che alla fine... Si accende? Oh. Abbiamo creato un po' di atmosfera. Ah, mi stavo scordando di una cosa. Diciamo che l'ho appoggiato sul letto qua, altrimenti si arrabbia. Ui, qua la casa qua a fianco c'è l'erba altissima. Allora qua cosa c'è? Ah, il garage. Sto bagnetto qua forse un po' di sobrietà. Sfida vasca. E scende la vasca là. Vediamo. Questa è predisposta. Vediamo se siamo fortunati. Let's check if we are lucky. Pull. Vediamo un po'. Oh, ottimo. Giusto, giusto. Non mi sembra il caso. Ah, ok. Qui. Ah. Non avevo premuto bene. E beh, giustamente. Allora, vediamo un po'. Mi sembra che c'erano i sali. Se non ricordo male. Bagno. Allora, occasionale. Oh, vado, guarda. Spegni. Candele, giusto, candele. Ci ho pensato. Già ci pensato. Candele. Candles. Questa me la fa appoggiare sulla...
e quando torno a casa assaporo un po' di romanticismo. The romance shall be. Mettiamo un po' qua. It's a heart make it so very approximately approximate. Be my Valentine. Cioccolata non si può metterla perché altrimenti manca il cartone qua, non si può mettere. Vediamo un po' cos'altro c'è. Allora, dov'era? Occasionale, eccole qua, San Valentino. È una bella scatola di cioccolatini. Allora, quasi quasi la scatola di cioccolatini io la faccio trovare qua in cucina. Allora, qua ci vorrebbe, qua ci vuole un bel tappeto. E andiamo a concludere questa nostra diretta. Allora, tappeto magenta, il cuore, dai, l'ho messo all'esterno, può essere, ma non lo metto qua. Rosa, un bel cuore grosso rosa. Aspetta, però questa, uno ci sta il tappeto di là, e volendo qua si potrebbe mettere questa. Eh sì, bello però, eh? Vero che non ho fatto un granché, però diciamo che fondamentalmente allora accendiamo le candele qua, spegniamo le luci, mettiamo qualche candelabro. Candele, amore, 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 gioia. Segui le candele, amore, amore, amore. Allora, candelabro, e allora questi qua. Allora, rosa abbiamo detto, decorazione che abbiamo lasciato così, dorato un bar. E qui si è bloccata una donna. Ah, ok, acquisto una. Allora, una la metterei lì e l'accenderei, un'altra la metterei qui e l'accendo così, capisce? Questo qua dà fastidio, questo frigorifero. Un tappetino qua, zerbino, allora eccolo qua, un bel cuoricino, anche se fatti di zambette degli animaletti, i nostri amici velosi. Qua devo mettere un tappeto, quindi un buono buon tappeto. E quindi tappeto rettangolare, costellazione, denti di leone rettangolare,
questo, no, questo tappeto Zawish, l'ultimo com'era. Visto che c'è il rosa, lilla. No, non mi piace il disegno. Troppo. Questo. Ok, dai, allora io direi che possiamo. Ah, mi stavo scordando queste robe. Allora, aspetta un momento. Sostituiamo il portoncino d'ingresso qua. Deve stare, era messo proprio male. E mettiamo questo qui. E devo fare una passata. Forse l'ho sbagliato. Fammi mettere. Allora, questo è rosa pastello, l'ultimo rosa che ho utilizzato. E qua l'emo. Rosa, rosa. Allora, pare che era rosa. Ah, rosa, nebbia rosa. E allora approfitto intanto per ringraziarvi della splendida compagnia che mi avete fatto anche in questa live. Io approfitto per ringraziare tutti quanti voi che vediamo un attimo prima com'è. Vediamo un po' quanto riusciamo a recuperare. Sanguinetti, la famiglia Sanguinetti di Giovanni Antonio. Pulito in tutta la casa, che un po' che dicono. Ci sono troppe camere. E vabbè. Allora, facciamo così, negozia. Il massimo quant'è? 38, facciamo 15.000. Vediamo un po'. Va bene, affare fatto allora. Siete due persone anziane, quindi godetevi la casa. E allora, io approfitto per ringraziarvi come sempre della vostra splendida compagnia. Ringrazio i moderatori Maurizio Max e Fernbus 08 per avermi supportato. Ringrazio l'amico Federic Ten. Poi ringrazio tutti quanti voi che mi avete guardato fino in questo momento in live, ma soprattutto ringrazio tutti quanti voi che mi state guardando in questo momento in replica qui su Twitch e su YouTube. L'appuntamento è per giovedì prossimo con House Flipper. Il video, questo video sarà disponibile su YouTube sabato a mezzogiorno. Nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube, troverete
5 link, fra cui un link per acquistare giochi scontati fino al 70%, multipiattaforma, quindi potrete acquistare House Flipper o altri giochi quali ad esempio Farming Simulator 19, Farming 22, eccetera eccetera. Poi ci sono anche tutto ciò che vi può servire per giocare online con la PlayStation. Allora, io come sempre vi ringrazio, per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, vi prego di restare sintonizzati, perché dopo questo video continua la replica della programmazione del canale. Quindi adesso vi ringrazio di cuore, vi ringrazio della vostra compagnia che mi avete tenuto durante questa live. Non ve ne andate, farò il solito giro multilingua e poi ci saluteremo con il nostro saluto benaugurante. Grazie ancora a tutti, quindi restate sintonizzati. So I want to say thank you so much for making me company during my this live streaming. I want to say thank you so much to my moderators that are Fanboost08 and Maurizio Max. Thank you as well to Federico Ten for the company. I hope that I have done to you a good company. You make me feel in great company during this live streaming. If you are watching this video or rerun here on Twitch, please don't leave the video. You will watch the following programmation of the channel. If you are interested in to buy this game or the games multi-platform with the low price less 70% and multi-platform, you will find a few links in the description of the videos here on Twitch and as well on YouTube. 5 links that are the link where you can buy the game with low price discounted, and then are other 4 links that are my social media channels: YouTube, Facebook, Instagram, and obviously Twitch. If you are watching this video in rerun, please don't leave the video. You will watch the continuation of the program on the channel. Thank you so much. And now I'll talk in French, in Neapolitan, and then I will say to you, I wish you all the best in Neapolitan language. Et alors, merci à tous. Ah, sorry, I was forgetting that you can watch this video on YouTube on Saturday. Sorry. And thank you so much again. Et alors, merci encore pour m'avoir fait de la bonne compagnie dans cette direct. J'espère que vous allez bien créer mon format. Et je vais vous dire merci à vous aussi que vous êtes en train de regarder ces vidéos en réplique ici sur Twitch. Et bien sûr, sur mon canal YouTube. Puis si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit, jusqu'à moins 70%, et des jeux multiplateformes, vous allez trouver 5 liens dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur YouTube. Le lien donc c'est pour la site internet pour acheter les jeux multiplateformes, donc l'ordinateur, PlayStation, Xbox, etc., etc. Et puis vous allez trouver naturellement mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal.
suivre, ça va continuer la programmation du canal. Merci beaucoup encore. Et maintenant, je vais parler à Napolitain, puis je vais vous souhaiter des bonnes choses à Napolitain, et puis on va terminer cette vidéo. E allora io ringrazio assai per avermi fatto compagnia durante questa diretta, ma vi ha fatto una grande compagnia. Ringrazio a Fernbus 08 e a Maurizio Max, i moderatori miei che mi hanno dato la mano. Ringrazio pure a Federico Ten per essere passato a me salutare. E approfitto per salutare e ringraziare tutti quanti voi che appunto mi state guardando in replica, sia che in coppa a Twitch che in coppa a YouTube. E per voi che state guardando questo video in replica che in coppa a Twitch, non veniate, perché quando fornisce questo video continua la programmazione del canale, quindi vi faccio una doppia compagnia. E poi, se siete interessati a vaccattare questo yoga scontato fino al 70%, che vostro pure a 80% di sconto da descrizione dei video, sia che in coppa Twitch che in coppa YouTube. Trovate il link in descrizione, che ne sono 5, fra cui appunto uno è usi di internet a di HTA Yoga multipiattaforma, quindi non solo per computer ma pure per PlayStation, per Xbox, eccetera eccetera. E poi trovate 4 link che sono ovviamente i canali social mio, YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente per Twitch. Quindi io vi ringrazio ancora una volta, quindi non veniate. Grazie ancora a tutti quanti. Sto video ovviamente lo trovate in coppa YouTube sabato a mezz'ora. Voi potete guardare questo video sia mio canale YouTube samedi a midi. J'avais oublié de vous dire ça. Donc merci beaucoup. Grazie mille a tutti. Thank you so much everyone. E come dico sempre, state buoni.